Italo-americano Homeless Edition with Volkswagen Polo and Pinguino De Longhi. Mostarda e macaroni sono italo-americano. Macaroni Edition. Non so perché, un po' da italiano mi dispiace che ormai Little Italy si sia ridotto ad essere una via con qualche ristorante, che molti italiani se ne sono andati, da qui sono andati a Brooklyn, altri invece sono andati a Staten Island, anzi il 44% degli italoamericani vive lì ormai. E allora mi sono chiesto, ma adesso che sono così sparsi, che non sono più solo in un quartiere, come fanno a tenersi, diciamo, in contatto, a sentirsi, ad essere ancora una comunità? E ho scoperto che esiste una radio che parla in italiano, che mette canzoni in italiano, che è solo per italoamericani praticamente. E c'è questo DJ famosissimo che da più di 30 anni fa la radio, si chiama Sal Palmieri, che io oggi sono riuscito a sentire al telefono, che ho fissato un appuntamento perché voglio andare a vedere questa radio. Lui mi ha detto vieni a casa mia che ti faccio vedere quello che facciamo da anni noi italoamericani, per cui adesso ho un appuntamento con Sal Palmieri. Mi viene a prendere alla metropolitana e mi porta a casa sua. Qui c'è sia la casa che la radio? Sì, sì. Tu hai tutto da... Sì. Io per anni, per 22 anni, ho avuto la radio all'ultimo piano. Poi l'ho venduta 2 anni fa ad America Oggi, il quotidiano italiano. Sì. E mi sono costruito uno studio qui a Pianterreno. Guarda la bandiera italiana, il cioccolatino con la bandiera italiana. Ecco. Caffè, caffè. C'è anche caffè qui. Dunque, durante la trasmissione faremo ascoltare anche della musica, sì, no? Sì, 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 tu fai il programma tuo, mi dici tu quando devo parlare, quando non devo parlare. Allora, come io vi avevo annunciato durante la trasmissione di ieri, quest'oggi Buongiorno Italia sarebbe andata in onda in forma speciale. E abbiamo qui nei nostri studi Fabio Volo, un personaggio che come me molti di voi non conoscono bene, ma sono sicuro che entro la fine della trasmissione sapremo un po' tutto di lui. Ok, che disco hai messo? Ho messo Rivoluzione. Rivoluzione, senza alcuna distinzione. Il numero di Frankie, troviamo magari il numero di Frankie Energy. Questo ah sì? Lo chiamiamo. Adesso ho mandato un messaggio anche a Ramazzotti. Ma lo puoi chiamare da qua, così lo possiamo mandare in esatto, onda. No, da qui allora. Allora, pronti? Beh, l'avete riconosciuto, era Frankie High Energy che dall'ultimo festival di Sanremo ha presentato Rivoluzione. È rivoluzionario sicuramente il personaggio che ho qui oggi in studio. Ciao, ciao Fabio. Ciao a tutti, grazie, sono onoratissimo di essere qui. Fabio. Mi sembra di essere in un film. Per me e per tanti italiani che abitano qui, tu sei un famoso sconosciuto. Tu dici che fai tutto proprio perché non sai fare niente bene. Sì, esatto. Allora, ciao. Facciamo questa insomma, cosa... Sorpreso, ti abbiamo portato delle sorprese. Ah, bello. Ok, quindi allora, abbiamo Frankie e Eros, allora, secondo voi. Allora, chiamiamo subito. Loredana Bertè qui su Radio ICN, invece a telefono abbiamo un altro grande personaggio dell'ultimo festival di Sanremo. Lui è Frank High Energy. Hi Frankie. Hi. How are you? I'm fine. What's going on in Italy? We are shooting a video. Allora. But why are you talking in English? No, Frankie, no. Qua siamo solo tutti italiano, siamo... Fab Five Volo. Io sono Fabio Fly, esatto. No, siamo venuti in questa radio fantastica e con il nostro amico Sal e ha messo il tuo disco, ho detto ma allora lo chiamiamo perché questa radio l'ascoltano tutti gli italiani che vivono qui.
Ma che meraviglia, ma li comprano i dischi gli italiani? Comprano i dischi, certo. Certo, poi lui sa, li mette, per cui ha iniziato il programma con la tua canzone, Rivoluzione. Ma è, guarda, considera che c'ho la pelle d'oca che mi fa la ola. Ecco, vedi, vedi, vedi. Ciao Frankie! Frankie ciao. Energy! Ciao! Ciao! Ciao, 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 ciao. Io direi di mandare in onda un disco e intanto ci mettiamo in collegamento con Eros Ramazzotti. Una tavola imbandita è l'accoglienza più bella. Sal's Meat Mart al 6069 della popolarissima Fresh Pond Road a Mespet, Queens, una tipica macelleria italiana. Per il vostro party, Sal's Meat Market propone confezioni di salumi, olive, formaggi, sandwiches assortiti lunghi da 2 a 6 piedi. Devo dirvi subito che abbiamo in linea un grande, grandissimo personaggio della musica leggera italiana. Ciao Eros! Buongiorno a tutti! Allora, sono qui assieme a Fabio Volo. Io desidero innanzitutto salutarti e complimentarti per tutto quello che tu hai fatto e stai facendo. Ma intanto grazie, voglio salutare Fabio che è un grande, sarà il nostro poeta del futuro. Senti Eros, la leggenda dice che Fabio ha un grande successo con le donne. Beh sì, ce l'avrà per conto suo perché io non l'ho mai visto con una donna che me l'ha portata a me, diciamo. Io e Eros siamo due single, anzi, posso fare Eros un appello a tutte le italo-americane qui del Queens, di New York, di Brooklyn. Fallo, fallo. Facciamolo, allora, ecco. Io allora, via. Volevo dire, insomma, siamo due diciamo single. Anche due, sì, tutti e due due bei ragazzi, innanzitutto, vorrei dire. Pare che baciamo anche molto bene, almeno da quello che ci dicono. Ah, sì? Le donne? Io so che Eros è un grande baciatore. Ah, sì? Mi ha detto un amico. È vero, Eros? È da, vero, Eros? Mi piace fare un po' tutto. Ti piace fare un po' tutto? Grazie, Eros! Un abbraccio grande dall'Italia che comunque è sempre un gran paese. E noi italo-americani l'Italia ce l'abbiamo sempre nel cuore. Mi sembra giusto. Invece noi che stiamo in Italia a volte ce l'abbiamo da un'altra parte. Purtroppo dobbiamo trovare.